get drunk. So what, we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. Hey, let me get a lighter, that's please. How it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Speriamo che le previsioni siano quelle che normalmente noi vogliamo. Comandante della barca Marco Laurino, comandante del Brontolo, di Pensavo Peggio e di mille altre avventure. Un uomo senza paura e senza vergogna. L'ultima poppa ci ha regalato la tappa, un po' anche di fortuna sicuramente, però quella ci vuole, ce l'hanno anche gli altri, è successo tante volte il contrario a noi e quindi ci è andata bene, siamo contenti. Quest'ultima poppa meglio non raccontarla. Eravamo ben messi, pensavamo di riuscire a far bene, tra noi e Rachelli c'è stato un match di copertura, ci hanno giustamente portato fino alla lay line, abbiamo strambato subito dopo di loro ed è stata la scelta giustissima. Loro hanno preso una raffichetta, hanno finito credo secondi e noi ottavi nel giro di 50 metri. Ma è una fidanzata nuova che bisogna capire, con un nuovo armatore, nuovi amici ritrovati come Marco Laurino e Marco Bartoletti, e la Franci che è una sicurezza, un armatore che dà soddisfazione. Dobbiamo un po' capire la lingua che parla questa fanciulla, però man mano che andiamo avanti riusciremo tutti insieme a parlare questa lingua. Comunque una barca molto divertente, vengo da 32, ho il Magias 20. È una barca che fra le tre è quella che dà più soddisfazione, forse. Sì, in pratica ha fatto cilecca. Purtroppo abbiamo preso proprio una decisione strategica di base che è risultata sbagliata, ma non eravamo solo noi in quella situazione, perché alla fine dei conti noi, i giapponesi di Tribond, Altea, Little Wing, tutti ci stavamo portando da quella parte. Detto questo, abbiamo anche pensato di fare una richiesta di riparazione, in effetti anche con altri tattici tipo Branco, che ci hanno fatto andare a casa all'una e mezza, ci hanno fatto galleggiare per 2 ore. A quel punto si sa che qui appena muore il vento da terra entra il vento da mare tipo lago. Detto questo, noi non faremo nessuna richiesta di riparazione, perché comunque non vogliamo stare lì a perderci tempo, però in effetti non è tanto uno svantaggio contro di noi, uno svantaggio contro i regattanti, perché un'altra prova con quest'aria la dovevamo fare, più che una prova con l'aria di terra che era un po' una prova ballerina. Siamo contenti di essere passati a Cagliari, tornati a Cagliari, peccato poche barche, però credo che fosse comunque giusto e sia stato bello tornare a Cagliari per la flotta cagliaritana. No, la classe quest'anno non tentena di sicuro, perché vedrai che a Lerici saremo sicuramente una quarantina di barche e per tutta la stagione salirà, ci saranno dei buoni numeri. No, effetto crisi, che è collegato anche ai costi che ci sono prevedendo in Sardegna, hanno portato quelli che decidono di saltare una tappa a non fare la tappa più costosa per loro, che è la Sardegna. Penso che già dalla tappa di Lerici la flotta ritornerà a un numero di minimo 30 barche, forse anche qualche cosa di più. Peccato per i numeri, ma questo lo sapevamo già in partenza, in Sardegna costa venire. I politici dovrebbero porre rimedio agevolando alle regate, ai regattanti, degli sconti o dei bonus. Poi su 9 prove, su parte a mare non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, perché su 9 prove ne abbiamo fatto 7, perciò insomma penso che i regattanti siano stati tutti felici e contenti. Emozionato di finire su Serie in Sardegna? Sono molto emozionato, perché tutte le volte che il nostro sport che in pochi condividiamo, tutte le volte che qualcuno ci caga, ci rende felici. Grazie, un abbraccio a tutti.